Tu e tu, con me, forza. Ma noi vogliamo fare colazione, dove ci porti? Avanti, sedetevi, questo è il vostro tavolo. Ciao. Per noi. Ehi. Mamma mia, che vedo! Cornetti, bombe, frutta, succo d'arancia, ma è un sogno! Da oggi voi mangerete a questo tavolo. Colazione, pranzo e cena saranno diversi da quelli del resto della truppa, sono stato chiaro? E chi dobbiamo ringraziare? Disposizioni superiori. Mi sembrava un po' strano. Strano? Ma a me sembra bellissimo, un sogno! Ragazzi, mangiamo, no? Sì, perché no? Beh, come mai voi avete succo d'arancia, frutta fresca, cornetti? Ehi! Disposizioni superiori. Va. Bianche, grise, tutte uguali, fanno impazzire le collegiali. Siamo cadetti, siamo cadetti, senza paura di difetti. Quest'anno abbiamo un appuntamento importante. Importante. Il più importante per quanto mi riguarda. Il più importante. Colonnello Madison mi ha promesso la promozione. Me l'ha promessa. E voi sapete quanto ci tenga. Ci tiene, chiaro? Il prossimo mese ci sarà un torneo di judo fra tutte le basi europee appartenenti al nostro corpo. Il corpo. Io ho scelto 4 di voi. I migliori. I migliori. Capo camerata Baldani. Comandi, signore. Legga i nomi dei prescelti. Sì, signore. E la smetta di ripetere quello che dico io. Scazzola. Filacchioni. Oggi. Rocco. Taccioli. Tu farai da sparring partner. Da oggi fino al giorno del torneo dovrete allenarvi costantemente. Costantemente, chiaro? Quindi niente più svaghi. Niente svaghi. Mai tardi la tardi sera. La sera, mai. E sapete perché? Non sapete il perché, eh? Perché dovete vincere. Vincere, è chiaro? Obiezioni da fare? Nessuna obiezione, signore. Nessuna. Perfetto. Andatevi a cambiare. Tra 5 minuti iniziano gli allenamenti. Iniziano gli allenamenti. E zitto, Baldani. Disposizioni superiori, eh? Animo, animo, Roccia. Forza, forza. Forza, Roccia. Bene così, bravo. Eh sì, Marco Poggi è il migliore. Con lui in forma, il torneo sarà nostro. Baldani, voglio vincere quel torneo. Chiaro? Chiarissimo. Perché non vieni a trovarmi più spesso? Quando potrò lo farò, stammi cerca. Ciao. Ciao. Marco Poggi, sei finito. Ma non finiscono mai questi 55. Risparmi il fiato e corri. Io non riesco a fare nemmeno 5. Ma senti questo fischietto, se la smetti. Ci dai te, corri e stai zitto. Dai Marco, che oggi ti strapasso per bene, su. Hai visto? Ehi Marco, ma che c'è? Grazie. Marco! Ma che succede? Ma che fa? Dorme? Che cos'è? Una nuova tecnica, Baldani? Lei pensa di vincere il torneo addormentando gli avversari? No, signor capitano, posso parlarle in privato? Eh? Posso parlarle in privato? Marco! Ma che c'hai oggi? Signor capitano, mi ascolti? Sì.
Lei sa perfettamente che alla base di un buon allenamento c'è una disciplina ferrea. Certo. Niente alcol, niente fumo e soprattutto... Certo. Niente donne. Eh? Niente donne. Cosa? Niente donne! Ah, oh. Sì, sì. Il cadetto Marco Poggi, signor capitano, è l'esempio dell'antiatleta. E soprattutto è fidanzato. Molto fidanzato, troppo fidanzato. Va bene, Baldani. Ma lei che cosa suggerisce? Io un'ideuzza ce l'avrei, signor capitano. Ah, sì? Lo facciamo litigare con Arianna. Mi sono permesso di far venire qui una bella ragazza. Un arbitro. Un'attrice, si chiama Elisabetta. Ah. Salve, io faccio teatro, molti provini e pubblicità. Snellissima, profumissima e Fede, la calza che non si vede. Tocchi pure. So che devo interpretare il ruolo di una ragazza molto gelosa per questo film. Oh, ma questo non significa che non posso recitare il classico William. Essere o non essere. Oh, la prego, signor produttore, mi produttore, prego. Ma certo, sei già presa. È vero, signor produttore Salice? Ah. Ehi, Marco, senti. Sì? Scusa per oggi, ti ho picchiato un po' troppo duro, ma non volevo. Non pensarci, ero solo un po' stanco. Dicono sempre così quando te li massacro proprio con pivelli. È quello che è arrivato adesso, quello alto, è con lui che devi recitare. Ah, certo, quello vestito di bianco. Sì, quello col cappello. Ma chi mi hai portato? Non si preoccupi, capitano, è perfetta. Bene, io vado, dico le mie battute e torno. Baldani, questa volta non deve fallire, va bene? Non si preoccupi, capitano. Facciamola via. Sì, sì, ci vuole qualcosa di biondo. Amore! Ehi, che sei tu? Scusa, devo aver sbagliato persona. Approfittate, ragazzi, oggi offro io. Oggi offro te. Forza, andiamo a prendere una birra. Io voglio dire. Baldani, non la vedo bene, no? Ci penso io. Ma che cosa ha capito, Baldani? La situazione. Vuoi anche mangiare? Noi paghiamo la nostra cosa. Ehi, ma che amore, è? Amore, amore, no, ma mio. Cosa? Ciao, bella. Siamo stati bene l'altra notte. Amore, L'altra notte, noi due. Ma io non la conosco, Arianna. E tu chi non sei? So chi sia. Ma chi sei tu? Si dà il caso che io sia la sua ragazza. Sei fidanzato e non me l'avevi detto. Sì, lei è la mia ragazza. Tutte quelle parole. Tutte quelle parole. Ah, sì. Tutte quelle parole che mi sussurravi nelle orecchie non erano vere. Non erano niente per te. Io non conto più nulla per te. Addio. Ciao. Oh, ma certo che te la sei scelta pure deficiente, eh. Parla per frasi fatte. Non la conosco, non l'ho mai vista prima d'ora. Non male. Io non la conosco, non l'ho mai vista, non so chi sei sia. Un bel meschifone. Aspetta, Arianna, ferma. Guarda, non cercarmi più, non telefonarmi più e soprattutto ricordati che anch'io non esisto più per te, chiaro? Io no. Ti ho detto che non l'ho mai vista prima d'ora, Arianna. Ce l'abbiamo fatta. Buona la prima, signor capitano. Allora, come sono andata? Bene. Ho avuto un po' di tentennamenti, lo so, ma il fatto che gli altri non avessero battute ben definite non mi era mai capitato. Quella ragazza, poi, che faceva la gelosa, era davvero perfetta. Sei stata bravissima, ti abbiamo già preso e ti faremo sapere l'inizio delle riprese. Signor Potere, grazie. Finalmente se n'è andata. Baldani, il primo round è nostro. E la battaglia sarà nostra. Andiamo. Andiamo, lasciamola studiare. L'epoca in cui si svolsero i fatti. Ascoltami bene. Bene. Se scopro chi mi ha fatto quello scherzo, vi tirerò il collo come si fa con le galline, è chiaro? Marco, non sono stato io. Non c'entro niente, te lo giuro. Sì, può darsi. Ma anche con te ho un conticino in sospeso. E poi sei il mio sparring partner, no? Marco Poggi è proprio in forma. Bel lavoro, Baldani. Il torneo sarà nostro. E la promozione è sua, signor capitano.
Su, andiamo. Sì, andiamo. Avanti. Prima vieni e poi pretendi. Ciao ragazzi, come state? Ciao. Ciao. Cerchi qualcosa? Sì, dov'è Arianna? Aveva da studiare, ci dispiace. Studiare? Sì. Ok, divertitevi, ci vediamo. Ciao. Ciao. Carletto! Oddio! Ma che ti è successo? Tutto! Come tutto? Ci penso io! Conosco una nuovissima tecnica giapponese! Matematico? Meglio? Signorina Arianna! Ah, ma che c'era con me? Sta zitta e combatti! E che combatto? Mi hai ridotto uno straccio! Arianna, sei tu? Ti è passata? Possiamo vedersi? Dove hai detto? All'inferno. Beh, uscite insieme oggi. Dai, non tenerci sulle spine. Insomma, com'è andata? È andata male. Dai, Carletto, voglio sfogarmi un po'. L'ho presa bene. Poteva andare peggio. Lo sai di cosa è capace? Chissà. Io sì. Ah! Ah! Basta, lascia! Lascia! Ah! Ah! Fa vedere? Questo è per te. Grazie. Dove sei, amore? Ah. Arianna. Beato te. Oh, ma chi sei tu? Questo è il mio anello. Deve esserci stato un errore. Mi dispiace, eh? Ma come un errore? Dai, perché scherzi, mi hai regalato un anello se non mi ami? Oh, Marco, ci hai ripensato, no, mi ami? No, avevo dimenticato il cappello. Scusami, eh? Voi farò i conti più tardi, eh? Dove sei, Carletto? Marco. Ah, Carletto. Io sono stufo di te, di Arianna, i tuoi problemi, i suoi problemi. Io non c'entro niente, hai capito? Io sono distrutto. Sta Johnny, dove va? Prenderla così. Non dica cretinate, è suo dovere di sparring partner, prendere le botte. Ben detto, capitano. Ah, sì? Sì. Allora voglio un avvocato. Un avvocato? Avvocato? Avvocato. Ma io ne ho tre di avvocati. Tre avvocati? Sì, tre. Grazie, Carletto. Signore, posso avere una licenza di 10 giorni? E a cosa le serve, Poggi? Qualche idiota mi ha fatto uno scherzo, riuscendo a farmi litigare con Arianna. Così vorrei un permesso per riconquistarla. Non è possibile, ci sono gli allenamenti, c'è il torneo. Non è possibile. Il torneo, eh? Vede, il fatto è questo. Se il mio problema con Arianna non si risolve, le mie preoccupazioni si ripercuoteranno sulla squadra. E lei non vuole questo. Certo che no. Allora possiamo andare? Sì, va bene. Andate. Pure io? Sì, naturalmente. Grazie, signore. Se per questa sua splendida idea
di me come produttore. E di quella sua attricetta con le sue scenate di gelosia. Dovessimo perdere il torneo, e quindi anche la mia promozione, farò veramente un film e lei sarà il protagonista. Grazie, capitano. Ufficiale e gentiluomo seconda parte. Chuck, si gira. La tortura e la morte. La sua. La tortura e la morte. La sua. La mia. Ma scusi, capitano, veramente... Il caso presenta una facile soluzione. Lei parli con questa sua amica, quella che le ha fatto la scenata. Le dica di dire che è solo uno scherzo, che fra di voi non c'è stato niente, che l'ha messa alla prova. Sì, dovrebbe convincere questa ragazza, la sua amante, a negare tutto. Ascoltate, forse non ci siamo capiti. Primo, non ho mai visto quella ragazza. Secondo, non so chi sia. E terzo, non saprei dove trovarla. Allora il caso è chiarissimo. Lei è innocente. Sì, è innocente. Senza alcun dubbio, è innocente. Innocente. Il caso sì, sì. È risolto. Bene. Non tenetemi sulle spine, come l'avete risolto? Ma certo, lei è innocente. Convinca la sua Arianna e tutto tornerà a posto. L'ho già fatto, ho provato a parlarle, ma non mi vuole credere. Non avete un'altra idea da suggerire? Le mandi dei bei fiori. Fatto anche questo, sono nella spazzatura davanti al college. Allora le faccio un regalo, magari un gioiello, un anello. Le ho dato anche quello, ma è al dito di Giovanna. E perché l'ha dato a Giovanna? Lei l'anello lo doveva dare a Arianna. È ciò che ho fatto, ma... Arianna l'ha regalato a Giovanna. Il caso si presenta più complicato del previsto. Prego, avvocato, mi dica. Signorina, mi mandi il regolamento del College Victoria. Sfogliando la sua tempo per Arianna, mi sono ricordato di una clausola particolare. Sì. Dove stai andando? Al college, naturalmente. No, non puoi entrare. Vuoi combattere? Ok, vai. Non puoi entrare. Non sono venuto per te, ma per parlare con la preside. E la preside non vuole parlare con te. Senti, legalmente io posso stare qua. No, legalmente tu non puoi stare qua. Io non parlo con le cameriere, chiama la preside. Insomma, fuori. Non me ne andrò senza aver parlato con la preside. Ma che succede? Eccomi, che cosa vuole? La signorina non vuole farmi passare. Ma non lo sa che è proibita la presenza maschile nel nostro collegio? Su questo, lei ha torto. E niente mi farà più piacere del dimostrarglielo. La invito a leggere l'ultima clausola del vostro statuto, che ora le mostrerò. Prego, signora, legga pure. Resta ben inteso che Vittorio Colli è fondato principalmente... Oh! E lei non intenderà mica iscriversi al nostro college. Sì, mi piace qui. La servitù è terribile, però il posto non è male. Sì, è vero. L'ho inserita io questa clausola nello statuto, per pura formalità. Però non avrei mai pensato che un uomo avrebbe fatto domanda di ammissione al nostro college. E purtroppo dobbiamo accettarlo. No. Ma non è possibile, non è mai successo niente del genere. Assolutamente. No, è veramente inammissibile. Se supererà la settimana di prova. Clausola numero 5 del nostro statuto. Questa può essere un'idea. Brava, dottoressa Müller. Mi sembra giusto, sì. D'accordissimo. Brava, dottoressa Müller. Amore. Marco, ma sei pazzo? Che ci fai qua? Io voglio parlare con te. Sbrigati, vattene via, guarda che se ti scoprono passi un mare di guai, ti denunciano. Non preoccuparti. Marco Poggi, sono felice di darle il benvenuto al Victoria College. Da questo momento lei fa parte del nostro istituto. Cosa? Le sono molto grato. Tesoro! Arianna! Che ti succede? Come ti senti, amore? Che mi gira la testa. Arianna, che cos'hai? Che cosa le hai fatto? Sì, che ci fai qui, eh? No, lasciala veramente... stare. L'hai fatta soffrire abbastanza. L'amore guarisce tutto. Marco Pocci, venga con me, le mostro la sua stanza. Lei è una collegiale, non è qui. Cosa? Per fare il dottore. La sua stanza. Un cadetto nel nostro college. È stato messo al College Victoria per una settimana di prova. Dovrà raggiungere un certo punteggio per essere accettato. Sono sicuro che mi darà una mano. Aia! No!
Questa è la sua stanza. Ah, una porta di ferro. È per proteggermi dalle ragazze. Userò il mio self-control. Molto carina. Rispecchia il suo carattere alla perfezione. E mi dica, tutte le stanze del college sono eleganti come questa? Questa è la più elegante. Ha il tempo per una doccia. Tornerò con divisa del college. Quella, come saprà, è obbligatoria. Apprezzerò tutto quello che lei farà per me. Marco Poggi chiama base. Marco Poggi chiama base. Rispondete, passo. Sì, sì, sì. No. Come? Marco Poggi chiede di Salice il capitano? Eccolo qui a portata di mano. Salve, sì, felice, sono Salice. Non mancare di rispetto al capitano, per favore. Sono il capitano Salice. Ma Baldani! Mi scusi. Pronto, sono Baldani. Sono il capitano Salice. Bene, Marco Poggi, ti sento forte e chiaro. Capitano Salice, avrei un favore da chiederle. Le sarebbe possibile mandare qui la mia squadra per qualche giorno? Sa, dovrei far fare qualche lavoretto al college. Provvedo immediatamente, Marco Poggi, non ti preoccupare. Le sono grato, signore. Sa, mi servono anche molti materiali e non potranno entrare dal cancello. Quindi serve gente molto in gamba, capito? Subito, d'accordo, d'accordo. Passo e chiudo. Ecco. Ha sentito? No! E perché? Beh, perché la cuffia ce l'aveva lei. Io? Sì. Ah già, ce l'avevo io. A che servirà tutta questa roba? Non lo so. So solamente che quando c'è di mezzo Marco ci tocca sempre lavorare. E io che pensavo che andandosene al college i miei guai fossero finiti? Accidenti, vorrei sapere che ci deve fare. Prima o poi dovrà spiegarmelo, eh? Quella! Guardatela! Anche i cadetti ora si sono messi a rubare. Già, al contrario però. Non c'è più religione. Fate largo, che arrivano i mandosi! Il terrore delle strade! Il buio della notte! Gli ho dato la soffitta. È impossibile viverci. Ci vuole una settimana solo per ripulire. Benissimo, dottoressa Müller. Dobbiamo rendergli la vita impossibile. Ah, anche la divisa femminile. Bene, bene. Avanti! Venite, venite pure dentro. Come potete vedere, ho dato una piccola ripulita e direi che ho personalizzato la stanza. Benvenute, signore, nella mia umile dimora. Questa è la sua uniforme. Come può vedere, me la sono fatta fare su misura. Mi dispiace, non è consentito fumare in camera. Sono 5 punti di demerito. È un piccolo sacrificio, ma lo faccio volentieri. Dovete credermi, professoressa. In ogni caso, lasciate che vi offra da bere. Non sono messi alcolici in camera, pertanto altri 5 punti di demerito. Certo che con questo regolamento è dura la vita, eh? L'aspettiamo in salone tra 10 minuti. Certo però, carina quella camera. Potremmo arredare così tutto il college. Ah, signor Poggi, è pregato di rispettare l'orario del nostro college. Ragazze, da oggi questa nuova collegiale farà parte del nostro istituto. Aiutatela spiegando come funzionano le cose qui. Hey, ti piace la mia divisa? È cucita su misura, guarda. Sembra che le scarpe ti stiano un po' strette, però. Signor Poggi, si dice AI. Ha certo scelto nostro college perché è rinomato in fatto di educazione. Cerchi di essere all'altezza. 5 punti di demerito. No. Ragazze, andiamo? Ti ringrazio molto. College!
momento. 5 punti di demerito. Devo chiedere una cosa a Marco, voi permettete? Scusa Marco, tu sai quante uova ci vogliono per fare le tagliatelle? Ora te lo dico, eh? Ecco, una persona. Grazie. Vedi, c'è scritto tu, eh? Se dovessi essere di nuovo in difficoltà potrò disturbarti. Sei molto gentile. E se aggiungessimo anche un paio di uova? Dovresti aggiungere un po' di paprika, non credi? Ma già c'è. Un pizzico non guasta. Non c'entro niente, sono state loro. 5 punti di demerito. Marco, perché non ci spruzzi un po' di amido? Ah, certo, grazie. Oh, scusa. Non è niente. Oh, sei stato molto carino a venire qui a fare pace. Tieni. Santo cielo, guarda cosa ho combinato! Era la mia camicia migliore! Economia domestica, 5 punti di demerito! No, è stato un errore! Purtroppo, sulla cultura generale è molto preparato. Nelle materie femminili è andato male. Nel complesso la media è molto buona, non possiamo cacciarlo. Se continuerà così, saremo costretti ad accettarlo. No, questo mai non è possibile. Il Victoria College misto. Se si venisse a sapere, sarebbe la nostra fine. Non avremo più iscrizioni. Dobbiamo costringerlo ad andarsene. Dottoressa, gli renda la vita impossibile. Lo maltratti, lo punisca, lo ridicolizzi. Purché se ne vada! Forza, più rapidi nei movimenti, forza! Avanti voi con le tecniche, sbrighiamoci, forza! Andiamo male? Eh sì, senza Marco Poggi non avremo possibilità di vincere questo torneo. No, non si preoccupi, signor capitano. Ho parlato personalmente con il cadetto Marco Poggi. Gli ho suggerito di allenarsi da solo, lì al college, di provare nuove tecniche. Ma lei pensa che si allenerà? La vede questa faccia, capitano? La vede? È una certezza. Le dono moltissimo questo tutù, signor Poggi. Grazie, professoressa. Allora possiamo iniziare. Siete pronte, ragazze? Bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dottoressa Müller, la vuole la preside? Sì, arrivo. Bene. Bene. Alza tua gamba, signor Poggi. Arianna, continua tu la lezione, per favore. 5, 6, 7, 8. Su, su, andiamo, andiamo, Roccia, su. 8. Bene, signor Poggi, vediamo un po' quello che sa fare. La sua amica dovrebbe essere molto orgogliosa di lei in questo momento, non crede? Ti ho già detto che non la conosco. Non so chi sia, non l'avevo mai vista prima d'allora. Pensi che arriverei a vestirmi così se fossi colpevole? Di un po'. Certo, tu faresti questo ed altro. Sette, devo usare le maniere forti. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Non la conosco. Non è vero. Devi credere. Falso. Giuro che ti amo. Giuda. Bacia. No, benissimo. Insubordinazione. 5 punti di demerito. Più altri 5 per litigo. Ah, mi ha colpito lei. Ehi, Marcello, guarda un po' se riconosci. Grazie. Questa ragazza. Ma è Marco Ventito da pazza. Ciao. Ciao, Marco. Sì, ciao, ciao. Ciao, Marco. Che carina che sei. Senti, sei invidiosa perché vorresti avere il fisico che ho io, non è così? Oh. Ma questo sei tu! La ragazza del tutù. Tu. Siete degli stupidi, avrei voluto vedere te al mio posto. Carletto, senti. Sono arrivato ad una conclusione, che le donne fanno sempre tutto ciò che non è logico. È giusto, Marco. Senti, voglio offrirti un po' di gelato alla banana. Banana? Io provo una vera avversione verso le banane. Fallo finire da roccia, ok? Sarà una serata straordinaria. Diego, avrei un piccolo favore da chiedere. Ehi, che c'è? Senti, ho un compito di economia domani. E non so proprio niente di economia, quindi devi aiutarmi. Non posso, mi dispiace. Senti, ora ti spiego. No, non puoi chiedermi questo, no, niente da fare, no. Davvero? Devo parlare col capitano Salice? No, tu non lo farai. Sì, è solo un piccolo sacrificio per me. È molto importante essere autosufficienti al giorno d'oggi. Dovete tendere ad essere complete, esprimendo sempre grazia e femminilità. Simpatica la professoressa. La vita purtroppo ci costringe a affrontare situazioni in cui si deve agire. Ad esempio, quando un uomo si spinge con le sue avance troppo oltre, o un rapinatore che vuole vostra borsetta, o magari un maniaco che vuole tutto il resto. Ma voi potrete difendervi. Con lo judo saprete come fare. Ci sono fare. Io a difenderti, no? Mi togli l'aria, per favore. Signor Poggi, visto che continua a parlare, la invito a alzarsi, a essere il primo. Daremo alle ragazze una piccola dimostrazione. Certo, professoressa. Che sbruffone. Una volta tanto che sa fare qualcosa. Cosa? Ma guarda che casca male. Lo sai che la Müller è stata campionessa europea di judo? Bene, gli attacchi, Pocci. Lei conosce il judo? Molto bene. E questa cos'è? Signor Pocci, non l'avevo fissato. Questa è una mossa di mia invenzione. Ah, senti, la cuoca vuole sapere da te quali sono i piatti che Marco odia di più. La frittata! La frittata? Ma no, intendevo lui. Non vedi che lo sta riducendo come una frittata? Vedi, Cinzia, è necessario dargli una mano. Io sono sicuro che è innocente. Sì, ok, ma ripetimelo un'altra volta. Cosa? Mi sono fatta carina per te. Quanto ti piaccio. Moltissimo. Te l'ho già detto. Ah, non mi dire così. Bene, devo andare. Bacino. Ciao. Aria! Bene, bene. Come al solito vedo che te la spassi. Lo sai che hai 100 multe sulle spalle? La signorina Cinzia Bernardini, quando lo saprà la dottoressa Müller. Acqua in bocca, ho una reputazione da difendere. Cosa? Ehi, Ol, lasciala andare, per questa volta. Grazie. Ciao, porcellino. Porcellino? Thank you.
Bravo, Diego, sei un campione. Il compito di oggi sarà sull'analisi dei problemi finanziari e economici dell'Italia nelle esportazioni e nelle importazioni nell'ultimo secolo. Silenzio! Tutti a lavorare! Dunque, vediamo. Problemi finanziari ed economici delle ditte esportatrici italiane dal secolo scorso ad oggi. È lo stesso, perfetto. Arianna! Come va? Che cosa te ne importa? Posso aiutarti? Sì, a prendere 3. Forse questo ti aiuterà. Signor Pocci, torni subito a sedersi. Non tenti di copiare, sarebbe inutile. I concetti di base economica bisogna averli studiati per saperli. Ha ragione, professoressa. Mi scusi. Ma è perfetto, come l'hai avuto? Quello che conta è che ora l'abbia tu. Non pensare che basti questo a perdonarti. No. Ma per un 8 è sicuramente più che sufficiente, no? West Point, Stati Uniti. Delville, Francia. Frankstadt, Germania. Admiral, Italia. Benvenuti. Anche quest'anno ci ritroviamo per il torneo internazionale di judo fra le basi NATO europee. Vi ricordo che è un torneo ad eliminazione diretta. Ogni squadra sarà sorteggiata e sulla distanza dei 3 incontri andrà in finale. Le prime 2 squadre che si affronteranno sono la squadra francese di Delville e la squadra italiana che gentilmente ci ospita, l'Admiral Academy del colonnello Madison. Ragazze, per me oggi è un giorno veramente particolare. Sono sorpresa, anzi per l'esattezza scioccata. Maggior parte di classe è insufficiente. A parte Cinzia, che ha preso distinto. E Vallì, che naturalmente ha avuto il solito nullo. Ma fino a qui tutto è nella normalità. La sorpresa della giornata è Arianna. Ha preso ottimo. È vero che in questi ultimi giorni ha studiato molto, ma non mi sarei mai aspettata da lei un compito del genere. Sembra quasi lo stile di Cinzia. Lungo e perfetto. Ma la grande sorpresa, quella che mi ha dato più gioia e reso felice, è venuta di signor Pocci. È andato completamente fuori tema e non avendo raggiunto i punti necessari è pertanto precato di lasciare il nostro college da questo stesso momento. E va bene. È bello sentirsi così amati e benvoluti da tutti, professoressa. Roccia, mi raccomando, fammi fare bella figura. È un ordine, chiaro? Non si preoccupi, signor capitano. Fatti onore, eh? Ray, Hajime. All the mix. Punto. Non so per niente. Judo. Punto. Incredibile.
Punto Admiral! Punto Admiral! Ray! Vittoria! Vittoria Admiral! Hey! Sera! Oh, oh, mi sono slogato la caviglia! Oh, oh, oh. Che è successo, Roccia? Oh, Roccia, ma che è successo? Oh, non facciamo scherzi, Roccia, che fra poco c'è la finale. Guardi come gonfia. Su, dai, Roccia, non... Mi perderei comunque. Capitano, posso chiamare Marco Poggi? Forse gli esami al college sono finiti. Buona idea! Ma che dice Baldani? Marco Poggi è una settimana che non si allena. Non fa altro che lavare e stirare. Sarà diventata una perfetta collegiale. È giusto, capitano. Mandatemi. Sento che è la mia grande occasione. Vado lì, è proprio lo spezzo. Vai a chiamare Marco Poggi. Lo spezzavo. Le sorprese non sono finite, ragazze. Sentite che cosa ha scritto Poggi. Non so veramente niente di quali possono essere stati i problemi economici italiani di quest'anno. Figuriamoci poi dello scorso secolo. Anzi, a dire la verità, non me ne importa assolutamente nulla. C'è solo una cosa importante nella mia vita. Arianna. Amore, da quando abbiamo litigato, la mia vita non ha più senso. Tutto mi sembra inutile, sciocco, una perdita di tempo. Oggi abbiamo bisogno di lei, stiamo perdendo la gara, vuol venire? Certo, perché no? Sei proprio carina vestita da collegiale. Vorrei stirare 100 camicie, cucinare per ore, cucire migliaia di bottoni, ballare con un tutù rosa per giorni e notti sulle punte. Farei per mille volte e mille ancora tutto questo, solo per un tuo semplice bacio, Arianna. E sai perché? Perché io ti amo. Signorina Arianna! Mi raccomando, contiamo su di te. Noi contiamo. Tutta la base con te. Cosa deve essere il nostro? Ray! Ah! Agime! Giudo! Punto Frankstad. Apri, presto! Non posso. E dai, Roberto, per favore. Grazie. Agime! Giudo! Agime! Giudo! Punto Admiral.
Vittoria! Vittoria Admiral! Spero che tu abbia finalmente capito chi ti amo. Bravo! Straordinario! Ehi Marco, toglimi la curiosità. Chi te l'ha insegnata quella mossa? L'ho imparata al college. Da loro. No! Sì, davvero? Te l'hanno insegnato le ragazze? Sì, allora vengo. Divertente. Ciao Diego. Ciao. Beviamo qualcosa. Ecco. Andiamo. È matematico. Dai, stai con noi. Era matematico. A Cinzia! Arianna, scusa se ti disturbo, devo ridarti questo. Grazie. Mi è arrivato per sbaglio. Certo che dovremmo litigare più spesso io e te se poi mi fai questi regali. Non ti ho comprato quest'anello per farmi perdonare. Avevo la coscienza a posto. Io non conoscevo quella ragazza, non l'avevo mai vista in tutta la mia vita. Va devi credere. Ciao! Salve a tutti! Ciao! Come stai? Mamma mia, mi sa che stava meglio prima. Marco! Ma che fai, ti preoccupi adesso? È morto! Figurati, per quel che me ne importa. Era un discreto attore, ma niente di che. Senti, volevo sapere quando iniziavano le riprese del film. Il film, le riprese, l'attore. Ma di che cosa stai parlando? Del film del produttore Salice. Il produttore Salice? È lui che t'ha chiamato? Sì, lui è il suo caro regista Baldani. Marco, scusami, ti prego, tesoro, Marco! Oddio, Marco, non sapevo niente io! Miracolo, è risuscitato! Vuol dire che adesso mi credi? Bravi! Sono felice. In questa giornata e con grande onore, Capitano Salice, dopo aver reso famosa la nostra base in tutta Europa con la vincita del torneo di judo, io la promuovo al grado di... Generale? Di... No, generale mi sembra un po' troppo. Tenente colonnello? No, maggiore. Super maggiore? Super maggiore va bene. Grazie. Ma chi? Salice, amore mio! Amore! No. Io non so chi è. Ma che stai? Colonnello, io non l'ho mai vista questa donna. Io non la conosco. Non ti importa niente della nostra creatura. Capitano supermaggiore, queste cose non si fanno solo con la forza del pensiero. Si vergogni, mi ridia la medaglia. No, la medaglia no. Ridia la medaglia. E di a me, colonnello. Maggiore almeno, Non lo so. Con te facciamo i conti dopo, same, she fainted, she's got that good time.